e benvenuti nel mio canale. E oggi vi farò vedere un po' passo passo come ho creato il mio fucile con la mia super testata, come si vede anche dal titolo. Allora, è un classico fucile Cressy e con la testata Elite, bene quelle Elite, e niente, praticamente lo trasformerò con delle pulegge, con carbonio, e lo farò diventare un inverter. Vedere come l'ho trasformato con delle pulegge e del carbonio e così vedrete come passo passo l'ho trasformato, ecco. E poi ho fatto una modifica che da 4 pulegge faccio diventarla 2 perché era troppo esagerata e quindi bastavano solo 2 di pulegge e non 4. Comunque adesso vi farò vedere un video sia un tiro con le 4 pulegge, anche se ne utilizzo solo 2 di pulegge, e poi un altro tiro dove le pulegge sono solo 2 e la testata è stata modificata. Spero che il video vi piaccia e buona visione. Come prima cosa, come ogni progetto che si rispetti, bisogna sempre fare dei disegni. Anche se non siamo bravi a disegnare, almeno dobbiamo cercare di disegnare quello che abbiamo in mente, quello da fare. Perché io ho visto, come mia esperienza, io disegno sempre tutto prima. Perché mi aiuta a modificare ancora prima di realizzare il progetto. Perché una cosa è vederlo nella propria mente, un'altra nel disegno e anche sul reale. Quindi è meglio disegnare qualsiasi cosa, anche se non siamo bravi a disegnare, bisogna sempre disegnare. Innanzitutto questa modifica è fatta su una testata Elite Cressy. Poi ho comprato queste pulegge in una Mercanautica e poi ci sono alcune rondelle in acciaio, ovviamente, barra filettata in acciaio e bulloni in acciaio con il frena filetto, diciamo. Iniziamo a preparare con un semplice quadratino di alluminio, giusto perché è un materiale morbido, molto facile da lavorare, non essendo morbido, e fare la sagomatura di come si desidera modificarlo. Una volta disegnata la forma che si desidera, questo pezzo deve essere rifinito bene perché ci servirà da stampo per il futuro usare il carbonio. Come si vede, io ho fatto due pezzi perché avevo due strati di carbonio diversi, uno più sottile e uno più spesso, e di conseguenza ho dovuto fare l'interno e l'esterno. Una volta acquistato il carbonio, che io lo compro semplicemente in internet su eBay, vendono degli scarti di carbonio, quindi si trovano tutte le misure e dei ritagli e varie forme, quindi bisogna guardare bene la forma che si acquista, lo spessore e in più quello che ci serve a noi e come utile. E quelli lì sono due strati di carbonio, uno diverso dall'altro, perché mi servivano così, ma questi carboni ce li avevo già a casa perché ne ho vari tipi, visto che modifico sempre di tutto. Adesso allargo tre fori che sono già esistenti nella testata e ci metto la barra filettata.
inserisco i carboni, le puleggi e poi concludo anche col coperchio di carbonio. Ecco, adesso le due pulegge più dove scorrerà il filo con un semplice rullo di plastica. Adesso si inizia a vedere il lavoro ben fatto. Adesso dobbiamo accorciare le barre filettate che escono e iniziare a mettere le corde. La testata, come potete vedere, si presenta bene, è carina. Poi il carbonio ha sempre il suo fascino, quindi il carbonio ovunque lo si mette è sempre uno spettacolo. In più è resistente, visto che ha anche tre strati di carbonio sottili, ma sempre tre strati, si può caricare veramente tanto. Infatti, talmente tanto che poi ho preferito montare solo le due pulegge e non quattro, perché non serviva, è troppo esagerato. Come si vede in questa immagine, metto sempre io del grasso marino, quello adatto per il marino, e nella guarnizione dell'imboccatura della testata che va dentro il fusto. È una cosa che dovreste fare un po' tutti. Il mio passaggio successivo è quello di tagliarmi le gomme e prepararmi tutte le ogive, perché ce ne vogliono un bel po'. Non posso darvi delle misure ben precise perché gli elastici sappiamo tutti che da un elastico all'altro o dalla preferenza del carico di tiro cambiano sempre le misure, quindi non mi sento di darvi delle misure. Io vi posso dire solo che le misure che ho fatto io sono orientativamente al fusto. Praticamente queste gomme qua sono la metà del fusto. Da questa immagine potete vedere lo spettacolo della sua visualità quando siete proprio a ammirare il pesce. Da qui si notano anche le mini curiole, che l'ho sempre comprati nella Mercanautica, quindi ovunque vendono cose di nautica, più che altro sono cose delle vele queste qua. Adesso vedete queste immagini che praticamente c'è il fucile, era con l'impugnatura delle lite. Allora, siccome è una questione un po' personale, una cosa un po' mia, a me l'impugnatura e lite non mi è mai piaciuta. Quindi una volta che ci ho sparato qualche volta, sono ritornata al vecchio classico impugnatura sempre Cressy, quella standard, diciamo. Per me è una cosa personale, mi piace più quella vecchia che quella moderna. Infatti poi vedete che ho rimontato la vecchia impugnatura del Cressy. Come potete vedere questa immagine, non ho modificato niente, ho soltanto lavato la spinetta che hanno di plastica dove tiene l'impugnatura al fusto e ho comprato una barra di acciaio che ci entra perfettamente. Ora cosa succede? In questo modo ci potrebbe essere il rischio che la spina si possa muovere. Ok? Non è questione di starci un po' attenti o metterci delle gomme come ho fatto io. Da qui si vede già l'immagine che io ho modificato. Sia le corde ne ho messo una qualità un po' più sottile e in più da 4 pulegge le pulegge adesso sono 2. Praticamente per evitare che lo spinotto che tiene l'impugnatura al fusto si muova al momento in cui lo carico, ho tagliato due pezzettini di gomma più o meno un mezzo centimetro, diciamo, giusto da incastrarli sia a destra che a sinistra, che servono a non far muovere più lo spinotto, giusto che rimanga fermo. Come potete vedere in questa ho ricambiato le corde, l'ho rimesso in altro modello perché quelle lì si allungavano un po' e ne ho trovato un intermedio da quelli neri a quelli verdi. Ho trovato questi bianchi che sono veramente eccezionali, sempre comprate alle Mercanautico, quindi sono delle corde che usano per le barche a vele, ottime e resistenti. Il fucile adesso si presenta così. Da allora non ho più fatto altre modifiche, perché queste sono modifiche e foto dello scorso anno, e quindi non ho fatto più altre modifiche e lo terrò sempre così perché adesso per me è perfetto così.
Anche se potete vedere, adesso gli elastici sono anche diversi. Non sono più Devoto, ma adesso sono della Salvimar, perché sono un po' più morbide e si allungano di più. Sono sempre del 16 ed è molto più, tutto più scorrevole. Quindi ve le consiglio perché sono veramente morbide. Spero che questo video sia di vostro gradimento e volevo già annunciarvi che a breve farò un altro video della storia del Nautilus, come è nato, come è stata la sua evoluzione, le persone che l'hanno copiata e che mi hanno mandato le foto, le ho ritrovate, quindi le farò vedere fino al momento del suo stato come ora.